benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un nuovo video assaggio e recensione. Oggi siamo qui per provare queste nuove barrette. Tre sono tre gusti che io non sono mai riuscita a prendere e un altro che io non ricordo se l'ho provato, ma io penso di non averlo mai provato. Sto parlando delle barrette della Battle Bites. Io amo queste barrette alla fine perché in totale sono nove barrette, tra cui una, quindi la nona, e ancora non arriva, cioè ancora non è disponibile perché è una new entry, quindi non vedo l'ora di provarle. La proveremo sicuramente insieme su Instagram, quindi se non mi seguite state sbagliando tutto. Seguitemi, vi lascio il link giù nell'info box perché sto molto in contatto con voi, quindi seguitemi anche lì ovviamente se vi fa piacere. Queste barrette le trovate sul sito di Allsupplement e tutti gli acquisti avete il mio codice sconto che è Giulia010. Allora, io ho voluto prendere sinceramente gusti che non ho mai provato perché gli altri ormai io li ho acquistati, li avete visti veramente tantissime volte nei miei video unboxing perché sono le mie barrette in assoluto preferite, anche perché ci sono all'interno, non è un'unica barretta da 65 grammi. Sì, ho 62 grammi, ma è una barretta che potete dividerla in due, infatti avete due quadratini al suo interno e quindi è super comodo se non vi va di mangiarla tutta. Vi stavo dicendo, non ho preso anche le altre perché era inutile fare una recensione, che vi ho fatto la recensione già 50.000 volte sia su Instagram ma anche qui nei vlog, ma anche negli unboxing, quindi però a fine video ci tengo ad elencarvi tutti gli altri gusti che non sono presenti in questo video, così da darvi la recensione. Non mi voglio perdere in chiacchiere, iniziamo con un gusto che è questo qua. Io sinceramente non ho ben capito il gusto perché sono andata anche sul sito, l'ho tradotto, ma penso che sia torta al cioccolato. È Battle Bites, fatti due protein pezzi, vabbè, due pezzi, parliamo in italiano. Allora, vi do anche i valori per 62 grammi, quindi per tutti e due i pezzi, ma poi ci sono anche i valori per 31 grammi. Mi sono dimenticata di dirvi il gusto, comunque Mississippi Mud Pie, penso che sia torta al cioccolato e sopra deve avere tipo le stelline come il pan di stelle, quindi vediamo un po'. Allora, vi dico i valori per 62 grammi a 225 calorie. 8 grammi di grassi, carboidrati 14,9, zucchero 2,5, fibre 9,3 e proteine 20,5. Quindi ottima barretta anche per quanto riguarda i valori. Andiamo subito ad assaggiare perché io sono super super curiosa. Se qualcuno sa il gusto, perché sono andata a vedere anche un po' gli ingredienti, e porta cioccolato, caramello, però non lo so. Allora, si presenta così. Sì, cioccolato, super super carina. Eccola qua. Che buona! Allora, ritorno in mio. È una classica barretta al cioccolato, solo che proprio queste barrette hanno sempre un po' il retrogusto di non so che cosa, ma hanno un retrogusto molto simile tutte. Però raga, è proprio buono. Proprio proprio buono, si sente di cioccolato. Un po' di caramello, ma lieve, veramente lieve. Infatti c'è una piccola percentuale di caramello, ma si sente buona, molto semplice come gusto, ma molto molto buono. Queste barrette veramente, ragazzi, sono veramente la fine del mondo. Vi spoilerò già, specialmente torta di compleanno. È la mia vita quella barretta, è la mia vita. Andiamo avanti con Cookies and Cream. Questo gusto, raga, non so se l'ho già provato perché non ricordo, però vabbè, in tal caso lo proviamo. I valori sono sempre quelli, cambia un po', tipo invece avere 20,5 grammi di proteine ne ha 20, ma i valori stiamo là. Quindi, eccola qua. Assaggiamo Cookies and Cream. Mamma, ci siete di niente. Vedete, sopra ci sono i pezzettini di... Oh, oddio.
Sopra ci sono i pezzettini di biscotto. Assaggiamo. Buono. Mamma mia. Sa proprio di biscotto. Allora, sapete cosa sembra? Si sente la vaniglia, penso che c'è all'interno anche un po' di vaniglia, però io sento vaniglia, ovviamente cioccolato, ma si sente proprio questo biscotto. Infatti avete potuto sentire anche la croccantezza di quando ho dato il primo morso, perché proprio sotto c'è questa parte di biscotto, ma anche all'interno proprio c'è il biscotto, infatti potete vederlo anche. Invece la parte chiara, ma si sente proprio anche di vaniglia, cioccolato, buono. Io le amo queste barrette, quindi non avevo dubbi. Ok, andiamo avanti con lei. Dobbiamo cambiare un po', questa è una super novità e non vedo l'ora di provarla perché io proprio sopra sento i marshmallow e adoro. Allora, questa qui è cioccolato bianco e marshmallow. Questa è proprio una new entry, è l'ultima novità, anzi la penultima novità perché l'ultima ancora non è disponibile. Mamma mia, io non ce la faccio qua. Cioè, questa sarà una bomba. Ma allora, sembra infatti cioccolato bianco. E cioccolato bianco e biscotto. No, vabbè, adoro, assaggiamo. No, vabbè, ma la morbidezza. È buonissima. Non voglio dire una stupidaggine, ma secondo me questa parte un po' più scura che vedete all'interno c'è anche all'interno il marshmallow, perché è talmente morbida che sembra che c'è pure all'interno. Oltre ad esserci il marshmallow fuori, secondo me c'è anche all'interno. Mamma mia, sicuro. Buona. Sto facendo un macello. Innamorata. Vi dico già che questa è la prima barretta in cui non riuscirei mai a mangiare tutti e due i pezzi. Vi spiego anche perché. È molto molto dolce, proprio perché all'interno c'è, cioè sopra, io penso che anche un po' all'interno c'è, cioè il marshmallow, ed è molto dolce già da sé. Poi metteteci anche biscotto cioccolato bianco. È molto molto dolce, quindi di sicuro tutti e due non le riuscirete mai a finire, però è quella barretta che bisogna provarla almeno una volta nella vita se come me amate le barrette proteiche. È da provare perché è una super chicca. Super chicca. Vabbè. Comunque è molto dolce, però devo dire che rispecchia il gusto, è molto buona. Non so perché ha un retrogusto. Al retrogusto, oddio, forse in questo momento sto dicendo una stronzata, ma di miele, io sento anche il miele. Lo sai che mi sembra, lo sapete che cosa mi sembra? Gli struffoli napoletani. Sopra quel miele, quella non lo so, mi ricorda molto quello del retrogusto. Ecco, adesso non mi veniva, mi ricorda quel retrogusto, non so perché, forse c'è all'interno anche il miele, boh, dopo vado a vedere meglio gli ingredienti, ma sento molto questo retrogusto. E la verità è che è molto piacevole perché mi ricorda molto il Natale, sono sincera, si sente proprio, quindi super super felice. Poi andiamo con l'ultima ed è cioccolato e caramello. Anche questa non l'ho mai presa, mai provata perché dicevo vabbè, cioccolato e caramello, poi ovviamente non le, queste barrette sul supplement appena arrivano finiscono. E ormai è sempre così, quindi dovete proprio farvi la posta. Infatti io spesso quando tornano disponibili vi aggiorno sempre nelle stories, quindi di sicuro anche adesso che starò facendo il video non saranno disponibili, ma tranquilli che potete attivare anche la campanellina avvisami che poi quando tornano disponibile
O vi avviso io o vi avvisa stesso il supplement. No, vabbè, ma questa è bellissima. Cioccolato e caramello? No, vabbè. Adoro. Proprio bella. Assaggiamo. Buona, ma forse stesso il caramello che la rende molto più pastosa. Nel senso, gli altri tre, ma anche in generale le altre barrette che ho provato, sono molto morbide. Questo, visto che c'è ovviamente il caramello, tende ad indurire, il caramello tende ad indurire la barretta. Buona, però sinceramente, tra tutte e quattro, buonissima, sono tutte e quattro molto buone, sono tutte e quattro molto diverse fra loro. Però sinceramente, tra tutti, secondo me non ne vale la pena, però se vi piace il caramello prendetela, perché è buona, non sto dicendo che non sia buona, però sinceramente penso che non ne vale la pena. Quindi la classifica è la più particolare. Ah no, aspettate, per fare la classifica. No, aspettate, ma faccio prima la classifica di queste, e poi vi dico le recensioni delle altre barrette che non avete visto in questo momento, perché già vi ho recensito tantissime volte. Particolarità, al primo posto metto cioccolato bianco e marshmallow, perché è molto particolare. Poi, secondo posto, questa qui, che è a Mississippi. Questa è molto buona. Terzo posto, cioccolato e biscotto. No, scusate, vabbè, cookies and cream, quindi biscotto alla crema. E poi per ultima cioccolato e caramello. Invece, se io dovessi fare una classifica di queste quattro, proprio per la bontà, perché adesso ve l'ho fatta comunque pure per la più particolare, di sicuro al primo posto non vado a mettere quella cioccolato bianco e marshmallow, ma vado a mettere Mississippi. Poi cioccolato bianco e marshmallow, terzo posto cookies and cream e quarto posto cioccolato e caramello, perché è vero che marshmallow e cioccolato bianco è molto buona, però sinceramente per bontà non può essere messa al primo posto, perché deve piacere molto molto dolce. Invece per quanto riguarda la classifica delle barrette che al momento non ho disponibili per farvele vedere, perché già le ho provate tante volte. Allora, al primo posto in assoluto va Board and Cake, quindi torta di compleanno che è troppo buona e poi bellissima, che la trovate disponibile al momento. Secondo posto Red Velvet. Io non so di cosa sa in particolare, vi dico la sincera verità, però il retrogusto che vi lascia quella barretta è la fine del mondo. Non vi so descrivere, non ve la so descrivere, ma è la fine del mondo. Poi terzo posto cioccolato e cocco. Cioccolato e cocco è spaziale, ragazzi. Sembra proprio di mangiare un Loacker. Cioccolato e cocco. Buono, buono, buono. Poi, al quarto posto, caramelle e pretzel, perché è la giusta combinazione tra dolce e salato. Poi abbiamo quinto posto. Sì, io. Quinto posto, carote. Allora, raga, quella alle carote per me è la peggiore. Tra tutte quelle che abbiamo assaggiato, tra le vecchie che vi sto dicendo adesso e le nuove che abbiamo assaggiato in questo video, carote, quel gusto che è troppo speziato, sa troppo di cannella, non, buona, ma non mi fa impazzire. Per il mio gusto personale, quella che infatti non ho riacquistato 2 volte, ma vi dico 2 volte, diceva giù, però l'ho riacquistata 2 volte, sì, raga, perché le altre le ho riacquistate 100.000 volte, quindi per dirvi, per fare un po' questa differenza. E quindi niente, io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nei prossimi video. Ciao!